Benvenuti e benvenuti a questa Academy organizzata da Amazon Web Services insieme ad Benias e LinkUp, dedicata alla informatizzazione dei processi di ogni organizzazione sanitaria che hanno portato enormi benefici nella qualità di cura dei pazienti. Avremo con noi delle esperienze importanti, vedete già collegati diversi panelist, è un panel ricco che comincio a presentarvi. Ovviamente avremo modo, ve lo presento velocemente, avremo modo di parlare con ognuno di loro. Paola Persico di Amazon Web Services, Gianluca Rocchi della Fondazione Don Carlo Gnocchi, Paolo Semprini di Advenias, Elena Paravicini, azienda socio-ospedaliera territoriale Fate Bene Fratelli Sacco, Gian Vincenzo Zuccotti dell'Università degli Studi di Milano, Antonino Zagari dell'azienda Fate Bene Fratelli Sacco e Marco Frontini, CEO di LinkUp. Iniziamo subito i lavori con Paola Persico. Paola è Head of Healthcare Italy di Amazon Web Services. Paola, benvenuta. Allora, Paola, quali sono le esigenze oggi di un'organizzazione sanitaria moderna e come le soluzioni cloud possono venire incontro a queste nuove esigenze? Le organizzazioni sanitarie si stanno muovendo verso la trasformazione digitale per ridurre il costo dell'assistenza, migliorare la collaborazione, prendere decisioni cliniche operative basate sui dati e sulla loro interoperabilità, così da consentire uno sviluppo più rapido di nuove terapie e percorsi terapeutici. Identificare la giusta tecnologia cloud può non essere semplice, alcune organizzazioni non dispongono delle risorse interne necessarie per creare e distribuire le proprie soluzioni. Inoltre parliamo di un settore altamente regolamentato con vari requisiti di conformità globali che possono ulteriormente complicare l'implementazione di iniziative digitali. AWS opera nel settore sanitario da molti anni e per accompagnare i clienti nel loro percorso di trasformazione abbiamo introdotto AWS for Health, che è un'offerta di servizi dedicati e soluzioni delle AWS Partner Network, che già oggi sono utilizzati da migliaia di clienti nel settore sanitario in tutto il mondo. Ad esempio, soluzioni che consentano la creazione di cartelle cliniche elettroniche olistiche, oggi avremo modo di vedere un esempio, accelerare la ricerca per portare nuove terapie sul mercato più rapidamente e potenziare iniziative di genomica della popolazione per espandere la medicina di precisione. Ho accennato ai requisiti di conformità, va ricordato che i clienti possono utilizzare tutti i servizi di AWS in conformità con il GDPR e AWS è anche qualificata AGITA. Grazie mille Paola, ci hai illustrato delle soluzioni che sono in continua evoluzione. Noi oggi in particolare parleremo di telemedicina e cartella clinica. Come stanno cambiando questi due aspetti proprio con queste soluzioni che ci hai anticipato? Grazie Leonora. Possiamo partire dal fatto che un sistema clinico affidabile e performante è alla base dell'assistenza incentrata sul paziente perché garantisce maggiori informazioni e strumenti per migliorare il risultato sanitario. Infatti emerge sempre più spesso che da parte dei team clinici l'esigenza di sfruttare soluzioni che aggregano, archiviano, gestiscono e trasmettono i dati sanitari nell'intero percorso dell'assistenza, non soltanto per ottimizzare i costi, ma soprattutto per migliorare le prestazioni e, ove possibile, automatizzare i processi. Un esempio è proprio quello dato dalla telemedicina, che è stata fondamentale nella risposta alla pandemia del Covid-19. Quello che era considerato una volta un obiettivo ambizioso è diventato nel giro di pochissime settimane uno strumento fondamentale che ha dato l'accesso ad informazione accurata, affidabile, sicura ed in tempo reale. La tecnologia di AWS consente alle organizzazioni sanitarie di connettersi con i propri pazienti ovunque si trovino nel momento in cui ne hanno bisogno, combinando le visite virtuali con l'assistenza di persona attraverso servizi di comunicazione vocale e video in tempo reale, con strumenti di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, ma anche e soprattutto con servizi che consentono di scalare, innovare e operare per migliorare l'esperienza del paziente e anche di chi ne fornisce l'assistenza.
Allora passerei subito alla nostra prima esperienza. Abbiamo qui con noi la Fondazione Dognocchi, in particolare Gianluca Rocchi, che è responsabile del servizio applicativi informatici della Fondazione, ci presenterà la soluzione che hanno adottato, una soluzione molto semplice per uniformare le cartelle cliniche. Prego, dottor Rocchi, so che lei ha una presentazione, quindi può condividerla. Okay. Salve a tutti, sono Gianluca Rocchi e vi presenterò la nostra soluzione basata su ePersonam, il sistema informatico di Advenias che ci sta guidando nel nostro processo di informatizzazione della piattaforma sociosanitaria Fondazione Dognocchi. In questa presentazione vi presenterò la fondazione brevemente e la mission e soprattutto anche la distribuzione geografica della nostra offerta. E nei processi di cura vi visualizzerò la riorganizzazione che stiamo curando e rimodulando l'attenzione e l'intero percorso di cura dei nostri pazienti. L'evoluzione informativa sociosanitaria. Vi presenterò quindi quello che stiamo facendo in Fondazione Dognocchi per arrivare e supportare il cambiamento per i nostri utenti e per i nostri ospiti. Dopodiché vi visualizzerò un po' lo scenario che era prima di questo processo di informatizzazione che si è attivato circa nel 2018. E soprattutto poi i vantaggi che una piattaforma come ePersonam ci sta portando via via nel nostro processo di informatizzazione delle applicazioni. Fondazione Dognocchi è una realtà che da 70 anni si pone a fianco delle persone fragili, curando ogni aspetto in relazione alla situazione dei pazienti che vengono trattati in tutti i nostri centri e tutti i nostri ambulatori. La Fondazione Dognocchi ha come mission la cura e la riabilitazione dei pazienti anziani, dei nostri pazienti adulti con disabilità croniche, fisiche e mentali, e dei nostri pazienti minori che hanno gravi patologie psichiche e cerebrali. Quindi Fondazione Dognocchi accoglie nelle sue strutture i pazienti che hanno bisogno di un percorso di cura personalizzato in base ai loro problemi e alle esigenze che definiscono la situazione clinica e sociale dei nostri pazienti. Le nostre parole chiave, i nostri principi si basano quindi sull'accoglienza e sull'accompagnamento del paziente e dell'ospite durante e verso la cura. I nostri centri sono centri in cui si fa riabilitazione, la riabilitazione sia fisica che mentale e psicologica soprattutto. Abbiamo due centri importanti, due istituti di ricerca a carattere scientifico, Sant'Anna Nascente a Milano e IRCCS Dognocchi a Firenze. La nostra organizzazione è basata fortemente quindi sulla ricerca e sullo sviluppo. Questi sono i nostri numeri dal bilancio di missione 2020. E la Fondazione, come vedete, è presente in quasi tutta Italia, praticamente in tutta Italia. Siamo infatti presenti da nord a sud, in Piemonte, nei nostri centri a Torino, in lungo e largo in Lombardia, alla Spezia e Liguria, a Parma in Emilia Romagna. La maggior parte dei nostri centri sono anche in Toscana, con gli RCCS di Firenze come base della cura dei nostri pazienti. A Falconara abbiamo un centro di specializzazione e tantissimi ambulatori territoriali. A Roma, nel Lazio, abbiamo due centri molto importanti, uno al centro di Roma, in Campania e in Basilicata con Acerenza e Tricarico. Tra il 2019 e il 2020 abbiamo quindi gestito 3.700 posti letto
Noi sostanzialmente siamo più di 6.000 tra dipendenti e collaboratori. Sui processi di cura dei nostri pazienti, noi quindi stiamo riorganizzando e reingegnerizzando i nostri processi di cura, fissando l'attenzione su una corretta presa in carico del paziente. Stiamo organizzando quindi dei percorsi di cura integrati trasversalmente e che seguono i nostri ospiti, i nostri pazienti nei diversi setting che hanno in qualche modo in carico le malattie dei nostri pazienti. Sono sostanzialmente i nostri centri attivi e sono organizzati su una struttura capillare. E stiamo sostanzialmente rivedendo questa organizzazione per gestire una continuità assistenziale sul territorio vera e propria. Rendere tutto questo possibile per la parte che compete a me e alla direzione a cui faccio parte, abbiamo attivato un percorso di rinnovamento dei sistemi informativi a supporto dei nostri colleghi, dei medici, degli infermieri, dei terapisti, degli specialisti e degli amministrativi, che prevede una corretta raccolta delle informazioni relative ai nostri utenti, ai nostri pazienti e ai nostri ospiti. La gestione e la raccolta di tutti i documenti clinici in un dossier informatizzato e strutturato del paziente, la gestione integrata alla cartella del piano di cura, la valutazione, le terapie, e in ultimo la gestione centralizzata dei flussi informativi e di rendicontazione verso gli enti governativi. Questa slide rappresenta semplicemente un po' la nostra evoluzione della piattaforma sociosanitaria. Nel 2010 e 2013 avevamo una soluzione un po' abbastanza complessa, soprattutto perché le informazioni erano raccolte prevalentemente su carta. Dal 2018 in poi abbiamo fatto molta strada perché con l'acquisizione e la contrattualizzazione della piattaforma Personam con i colleghi di Advenias abbiamo iniziato questo nostro processo di informatizzazione e di dismissione dei supporti cartacei. Questo è un po' il dettaglio di quello che abbiamo fatto in questi anni, dal 2018 in poi, e partendo dall'assistenza domiciliare integrata a Palazzolo, siamo andati a fare un percorso rispetto al quale abbiamo provato e siamo riusciti ad informatizzare i processi e i percorsi clinici dei nostri centri sociosanitari, soprattutto in Lombardia. Questo è stato ovviamente possibile grazie al supporto di Advenias e del sistema di persona. Lo scenario prima dell'informatizzazione era abbastanza complesso. Le informazioni erano su carta, la raccolta e la condivisione delle informazioni era difficile, praticamente impossibile. Il processo di gestione contabile era totalmente strutturato e supportato al massimo da sistemi legacy, non sottoposti a backup e con assistenza locale ovviamente destrutturata. Inoltre, cosa fondamentale, la programmazione delle attività sui nostri pazienti era totalmente gestita extra sistema informatico e su carta. Era sostanzialmente definita ed assegnata esclusivamente alle competenze e conoscenze delle persone che lavoravano nei centri localmente. Anche la sicurezza e le posi aziendali sul trattamento dei dati dei nostri pazienti era demandata esclusivamente a procedure aziendali non strutturate e non informatizzate.
Inoltre, infine, i processi di gestione del paziente all'interno dei nostri centri sociosanitari non seguivano percorsi comuni e condivisi tra i nostri centri. Ogni centro prevedeva un'organizzazione, un approccio totalmente diverso alla cura e al mantenimento del paziente. Con la piattaforma ePersonam, quindi tra i vantaggi che abbiamo potuto, vedere in questi anni, gli operatori possono utilizzare un sistema centralizzato che consente una condivisione certa delle informazioni. Il dato è rilevato ed inserito in modo sicuro nel sistema e può essere messo a disposizione di tutte le figure che concorrono alla cura del paziente, quindi a tutta l'equipe medica e infermieristica, e come passaparola informatizzato e sicuro al cambio del turno con le consegne strutturate ed informatizzate. Ovviamente la condivisione delle informazioni sul paziente aiuta e supporta il processo decisionale sulla cura. E rispetto ai temi di sicurezza e di privacy, utilizzando ePersonam, i dati sono gestiti seguendo le normative vigenti. Ovviamente è possibile assegnare un ruolo e un profilo di accesso che definisce diritti di lettura e scrittura in base alle competenze di ogni utente che utilizza il sistema. Ovviamente ePersonam è anche un driver nell'utilizzo di dispositivi e supporti digitali che per definizione sono molto più sicuri e molto più affidabili dei processi cartacei. Cartella informatizzata, secondo anche soprattutto il nostro punto di vista i sistemi informativi, aiuta il processo di eliminazione o di minimizzazione di attività non direttamente collegate alla cura del paziente, ma che riguardano la gestione e la razionalizzazione dei supporti destrutturati che a volte erano demandati a processi di passaggio di informazioni che erano anche molto dispendiosi. Questo è un esempio semplice di cosa stiamo facendo. Prima dell'installazione, della progettazione nei nostri centri di ePersonam, noi avevamo dei diari che erano scritti totalmente a mano, stampati cartacei. E ovviamente la differenza si nota e si vede su questa slide, soprattutto perché ePersonam consente una visualizzazione molto più efficace delle informazioni legate al diario di un paziente, con l'informazione certa inserita sul sistema e regolarizzata e sicura. Questi sono, riassumiamo i vantaggi della informatizzazione che stiamo perseguendo su ePersonam, con ePersonam sui nostri centri. E l'aspetto fondamentale è l'unicità dello strumento di utilizzo di tutte le figure che concorrono alla cura dei nostri pazienti. Abbiamo ovviamente informatizzato l'accoglienza e la presa in carico dei nostri ospiti, la registrazione della scheda di anamnesi all'ingresso, la strutturazione e la raccolta di informazioni nel PAI, la prescrizione, la pianificazione e la somministrazione della terapia a letto del paziente utilizzando dei supporti mobili, sicuri e codificano esattamente quello che il paziente, le azioni che facciamo sul paziente. Tutte le attività di reparto, la redazione del diario medico, l'accesso ai diari di equipe relativamente a tutte le figure che concorrono alla cura del paziente. Noi abbiamo diverse figure che gestiscono il paziente nelle nostre RSA, nelle nostre cure intermedie, infermieri, logopedisti, educatori, ASA e OSS. Gestiamo a sistema le contenzioni,
compiliamo e gestiamo le scale di dotazione e diciamo, gestiamo gli alert di segnalazione all'interno della cartella. Tutto questo per dire che la scelta di Personam è una scelta che è stata fondamentale perché ci sta aiutando veramente a raggiungere il nostro obiettivo strategico di dematerializzazione delle informazioni. Il nostro, ripeto, è un ambito sociosanitario e questo diciamo, strumento è un driver assoluto anche per la nostra riorganizzazione etica ed economica. Benissimo. Grazie, dottor Rocchi. Ha riassunto bene alla fine i benefici di aver adottato una soluzione di questo tipo. Vostro partner in questo percorso di cambiamento è stato Advenias e noi qui con noi oggi c'è proprio Paolo Semprini, cofondatore e partner di Advenias. Benvenuto anche a te, Paolo. Allora Paolo, come avete supportato la Fondazione in questo processo di cambiamento, in particolare poi perché l'avete fatto anche in piena situazione di emergenza? Sì, grazie Leonora, buongiorno a tutti, ringrazio tutti i partecipanti, i relatori e in particolare il dottor Rocchi della Fondazione Don Carlo Gnocchi per il suo intervento, anche perché so che questo è un periodo particolarmente intenso per lui e per loro. Tra migrazioni, cloud, eccetera, e cose varie. Innanzitutto direi una parola per contestualizzare Advenias molto brevemente. Advenias ha lanciato la prima cartella clinica cloud as a service nel lontano ormai 2013 ed era una scommessa che si è rivelata vincente perché, per dare un'idea dei volumi, oggi la piattaforma supera i 120.000 pazienti attivi con picchi di lavoro severi che superano le 4.000 transazioni ora nelle ore di picco, quindi ad esempio nel cambio consegne a mezzogiorno, cose del genere. E siamo sempre più impegnati nello sviluppo di progetti e di soluzioni SaaS native nel settore sanitario anche per il futuro, nel presente e nel futuro. Tornando alla domanda, per dare il giusto supporto serve la conoscenza dei processi sanitari e quella tecnica dei servizi cloud di nuova generazione. Innanzitutto le organizzazioni come la Fondazione Don Gnocchi che gestiscono più setting di servizio per questo tipo di realtà è fondamentale fornire una piattaforma che supporti tutti i loro setting. Quindi gli ospedali di comunità, le cure intermedie, gli ex articolo 26, i centri diurni, l'RSA, l'assistenza domiciliare con le cure domiciliari palliative o l'assistenza domiciliare a bassa ad alta intensità e gli hospice e tutti questi servizi devono stare sullo stesso sistema anche grazie a un middleware di integrazione che garantisce alla piattaforma di integrarsi con tutti i sistemi in modo veloce. Poi la sicurezza della piattaforma che è garantita grazie alle qualificazioni AGIDE, alle altre certificazioni importanti come quella di prodotto medicale, di compliance GDPR e soprattutto è garantita la gestione sia in ambito sanitario che in ambito sociosanitario, come diceva dottor Rocchi, per tutti i processi che la compongono, quindi a partire dalla lista di attesa fino alla rendicontazione economica verso gli enti pubblici in modo da garantire la coerenza tra quello che viene fatto in ambito sanitario e sociosanitario e soddisfare gli elementi di appropriatezza e aderenza alla normativa in modo veloce e automatico. Questo è fondamentale. Così come in questo momento di continuità assistenziale e sanità territoriale che sono al centro e ricoprono un ruolo fondamentale per la sanità al cittadino, come anche indicato dal PNRR, è importante avere la conoscenza dei processi e la conoscenza tecnologica dei servizi cloud più innovativi. Ma precisamente se volessimo proprio tracciare gli impatti positivi che sono stati registrati sull'organizzazione, grazie all'utilizzo di questa soluzione, quali sarebbero, se ci puoi fare qualche esempio concreto, e poi so che ci volevi anche mostrare qualcosa in realtà.
Sì, beh, allora, come ha mostrato il dottor Rocchi, sicuramente la riduzione del tempo, la riduzione degli errori e una maggiore e più veloce appropriatezza e aderenza alla normativa prevista dal accreditamento sono gli elementi fondamentali. Io sicuramente posso farvi vedere un paio di cose molto brevemente nel tempo che abbiamo a disposizione e dovreste quindi già vedere. Sì, si vede benissimo. Ecco, perfetto. Quindi posso mostrare giusto due cose veloci, ad esempio la valutazione del paziente, svolte le varie valutazioni o scale di valutazioni svolte dall'equipe multidisciplinare, dove vedo a colpo d'occhio la situazione dei sottosoglia e o i warning, e anche con l'aiuto dei colori e delle faccine vedo immediatamente dove ho dei problemi e posso quindi andare a definire dei rischi in automatico o delle, una base per la valutazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere. E posso anche vedere un infoletto che mi riepiloga tutta la situazione del mio paziente o dell'ospite, con un riepilogo di tutte le informazioni anche a livello di misurazioni, terapie, eccetera. L'altro tema sicuramente centrale è quello delle terapie, quindi dalla cartella che è al centro di tutto come paziente, io posso andare a gestire un piano di terapia che mi fa vedere la ricognizione e la riconciliazione delle terapie al momento dell'ingresso, vedo le allergie, le interazioni tra farmaci, posso scegliere una terapia dal piano della terapia e andare ad esempio a scegliere una terapia composta piuttosto che no, posso andare a scegliere un farmaco da una banca dati autorizzata o da un prontuario aziendale cercandolo per nome commerciale o per principio attivo, e ho a bordo, diciamo, tutte le informazioni che mi servono, quindi ho il bugiardino in linea, ho le alternative suggerite dal sistema, ho tutti i campi, diciamo, di gestione per la somministrazione, quindi con un click posso anche dettare delle specifiche che servono a dare delle indicazioni più precise per la somministrazione, ad esempio, e soprattutto ho i dosaggi, unitamente anche a tutti i log sempre previsti da normativa, che mi fanno vedere chi ha modificato cosa, tutti i dosaggi dove io posso andare a dire esattamente quali sono nei momenti della giornata personalizzati in cui voglio somministrare, e anche la terapia al bisogno con la dose massima, l'intervallo e la condizione vincolante. A questo punto io posso tranquillamente spostarmi sulla parte di somministrazione, perché in tempo reale sostanzialmente si va ad aggiornare il carrello dove ad esempio ci si può attrezzare in questo modo, e quindi io, diciamo, sulla versione tablet dell'infermiere mi ritrovo con una somministrazione dove scelgo il momento della giornata in cui vado a somministrare, ed ecco che vedo sostanzialmente quali sono gli unici pazienti o gli ospiti a cui devo somministrare qualche cosa. Quindi io qui vedo esattamente chi ancora devo dare la terapia, mi vado a riprendere la mia moro e ho esattamente quello che io le devo dare. Nel momento in cui glielo vado a dare, mi risulta come un'avvenuta somministrazione, diventa verde, quindi cambia i colori, e posso anche inviare a diario, volendo, per dare eventuali annotazioni, magari si rifiuta di prendere il farmaco, eccetera, e quindi vado sostanzialmente ai popolari diari, come faceva vedere prima il dottor Rocchi, e in questo modo sicuramente riusciamo a far girare tutte le informazioni in maniera molto veloce e condividere le informazioni che servono. Ecco qua. Grazie mille, chiarissimo, un'ottima presentazione, grazie. Passiamo grazie. Allora alla seconda esperienza che è qui con noi oggi, è l'azienda sociosanitaria territoriale Fate Bene Fratelli Sacco. Do il benvenuto a tutti, sono lì in collegamento. Inizierei subito dalla dottoressa Parravicini, della direzione medica del presidio ospedaliero Buzzi. Benvenuta dottoressa. So che da più di un anno avete adottato la soluzione COD 20, che è, ovvero la Clinical Collaboration Platform, sviluppata dall'INCAP. Questa soluzione permette di erogare ai pazienti delle prestazioni da remoto. Come sta cambiando, grazie a soluzioni di questo tipo, proprio la vita dei pazienti?
Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità di partecipare. Due parole sull'azienda sociosanitaria territoriale Bene Fratelli Sacco, giusto per inquadrare e contestualizzare quali sono anche le nostre esigenze in termini di utilizzo di strumenti di telemedicina. È un'azienda di 4 presidi ospedalieri, due dei quali sulla città di Milano, due dei quali ha specifica pertinenza materno-infantile pediatrica e due invece generalisti. Abbiamo poi una rete territoriale molto estesa di 25 sedi territoriali che coprono un bacino di utenza di una popolazione pari a 750.000 cittadini nella città di Milano e poi in realtà nell'Interland ovviamente limitrofo. Dicevo appunto per tornare alla domanda, sicuramente la pandemia ci ha obbligato ad accelerare l'utilizzo di sistemi che come la telemedicina esistevano in realtà da tempo, ma non avevano ancora trovato largamente spazio nell'operatività delle aziende sanitarie. La pandemia ci ha in un certo senso costretti ad utilizzare questi strumenti e come per altre esperienze ci ha mostrato effettivamente il grande vantaggio dell'utilizzo di questi strumenti. Come diceva, da ormai più di un anno utilizziamo piattaforme per la telemedicina che ci permettono di soddisfare una domanda di salute di pazienti per lo più cronici, ma non solo, adulti e pediatrici, sostanzialmente in quasi tutti gli ambiti delle discipline appunto mediche vengono seguiti dai nostri professionisti rimanendo a casa loro, e questo è l'enorme vantaggio ovviamente in termini di per il paziente e per le loro famiglie. Le indicazioni che Regione Lombardia ha dato subito nella primavera dell'anno scorso, a pochi mesi dall'inizio della pandemia, rispetto all'utilizzo di strumenti di telemedicina, era di focalizzarsi su pazienti cronici, quindi su pazienti che erano già noti alla struttura, che poi avevano necessità di rivalutazioni poi periodiche, e questo sostanzialmente è stato il maggior target dell'utilizzo di Code 20 nella nostra azienda. A vantaggio sicuramente appunto di tutta questa popolazione di pazienti che sono, ripeto, sia adulti che pediatrici, e che potete immaginare, vista la tipologia delle patologie di cui soffrono, potendo rimanere nel loro domicilio, che diventa veramente il luogo di cura, questo strumento offre un vantaggio al paziente stesso, ma anche alle famiglie. È stato l'impatto organizzativo sui processi di gestione e cura del paziente? Allora, l'impatto sulla cura è invariato, nel senso che il prerequisito fondamentale è che questi strumenti garantiscano lo stesso livello di qualità e completezza dell'assistenza che possiamo fornire in presenza. Questo è ovviamente imprescindibile. Ma il vantaggio in termini organizzativi è rilevante. Infatti i nostri ospedali sono diventati più sicuri, sicuri per i pazienti, sicuri per gli operatori, perché le regole, ovviamente del distanziamento imposte dalla pandemia, hanno reso necessario trovare più spazi per erogare le stesse attività, e quindi hanno reso necessario recuperare spazi. Il fatto di poter evitare l'ingresso dei pazienti in ospedale, quindi risparmiare a loro tutto sommato uno spostamento, un viaggio che può essere anche difficoltoso, e all'ospedale l'ingresso dei pazienti, ha permesso veramente di contenere un rischio che era reale, effettivo, e quindi in termini organizzativi sicuramente ci ha permesso di gestire ancora meglio il rischio di diffusione della malattia. In generale, indipendentemente dalla pandemia Covid, evidentemente l'ospedale viene utilizzato in modo più appropriato. Il paziente che non necessariamente deve essere visitato, quindi dal medico con un approccio appunto di tipo clinico, obiettivo sul paziente, può essere in ogni caso visitato a distanza
con appunto, ripeto, una garanzia di completezza e accuratezza assolutamente invariate. Grazie mille, dottoressa. A questo punto allora passerei la parola al professor Zuccotti, presidente del Comitato di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano. Anche a lei benvenuto, professore. Proprio in virtù del suo ruolo, dell'incarico che ricopre, le chiedo qual è il ruolo che può giocare l'università in progetti di innovazione di questo tipo. In questo caso proprio l'Università di Milano, che è partner di questo progetto, quanto è importante che gli enti di ricerca ci siano. Sì, grazie, buongiorno anche da parte mia e grazie per questo invito. Ma è l'occasione per ricordare alcuni passaggi, alcune cose che sono state fatte e poi per tornare magari proprio alla sua domanda e al ruolo dell'università. Era il marzo dell'anno scorso, quando iniziò la pandemia, che tutto il sistema sanitario, in qualche modo, soprattutto Lombardia, che è stata la regione più colpita, era saltato. Avevamo bisogno di aiutare un po' tutti i nostri colleghi che lavoravano agli ospedali per dimettere rapidamente le persone dal pronto soccorso o anche dalle reparti di degenza. Per quello che con l'INCAP abbiamo sviluppato in tempi record questa prima piattaforma, che era Covid-19, centro operativo dimessi, abbiamo seguito 40.000 persone con questa modalità. Credo che abbiamo fatto un grandissimo servizio. Questo attraverso i nostri specializzandi che si sono alternati, per i quali abbiamo sviluppato rapidamente algoritmi crociati in modo da renderli uniformi. Ma ci siamo resi subito conto che bisognava fare qualcosa in più, bisognava dare anche assistenza oltre ai pazienti Covid che avevano magari altre fragilità, cronicità. E quindi bisogna non solo dell'infettivologo, ma di altri specialisti e soprattutto anche per recuperare tutte quelle persone che erano rimaste a casa e che per la loro cronicità avevano bisogno di assistenza. E allora abbiamo sviluppato Code20, cura ospedaliera domiciliare, quindi l'ospedale che va sul territorio e adesso descrivere in pochi minuti è impossibile, ma è un lavoro che è partito dal basso, è stato fatto proprio con i professionisti e per rispondere a tutti i bisogni dei pazienti. È una piattaforma che rispetta tutti i requisiti di privacy, di sicurezza, ma anche di rendicontazione di invio anche di informazione ai medici di medicina generale. Quindi uno strumento molto semplice, completo, che ci ha permesso di dare un contributo in un momento difficile, ma che diventa, a mio avviso, lo strumento fondamentale per fare quel passo definitivo tra ospedale e territorio. Da tanto tempo si parla e si cerca di capire come far lavorare le due realtà. Ebbene, questa credo che la telemedicina sia lo strumento esatto. La pandemia ce l'ha insegnato, non può essere sostitutivo, ma deve essere integrativo. Io ho voluto con tutta forza che questa piattaforma diventasse dell'Università degli Studi di Milano perché per noi è importante sia sicuramente dare questa assistenza che abbiamo erogato in questo periodo e continuare a dare la possibilità alle aziende sanitarie di erogarla, ma diventa fondamentale anche per il momento di didattica, di formazione e di ricerca. Ormai, come dicevo, il futuro, lo dice anche il PNRR, è in quella direzione. La nuova organizzazione che prevede cure ospedali di comunità, centri di continuità, potrà e dovrà essere fatta attraverso questo strumento. Non abbiamo specialisti sufficienti per poter garantire la presenza anche all'interno di queste strutture, però possiamo mettere il medico di medicina generale, il pediatra di famiglia, in contatto con lo specialista ospedaliero che insieme attraverso la telemedicina visitano il paziente. E questo credo che sia un passaggio epocale. Poi eventualmente decidono quando mandarlo in ospedale. Bene, noi dobbiamo formare le nuove generazioni di medici, di nuovo personale sanitario. Abbiamo già avviato dei corsi di perfezionamento, partiremo crema sulla telemedicina, perché gli infermieri di comunità, i medici del futuro, dovranno avere anche una conoscenza di questo strumento. E poi la ricerca. Questa è una piattaforma orizzontale che vuole e tenere insieme i sistemi, che vuole far comunicare i sistemi ospedalieri con i sistemi con la regione, con tutti i fascicoli sanitari elettronici,
ma al cui interno poi confluiranno tante verticalizzazioni, tanti device. Ecco, credo che l'università possa e voglia diventare un partner importante per tutte le aziende che vogliono sperimentare e utilizzare nuovi device all'interno di un sistema così monitorato, così controllato come quello che è stato sviluppato insieme all'INCAP e che si chiama appunto Code20. Perfetto, professore. Lei mi ha parlato di vicinanza tra l'ospedale e il territorio e mi dà così modo di passare la parola al dottor Zaccari, a cui direttore sociosanitario del Fate Bene Fratelli Sacco, a cui volevo proprio chiedere questo, di quanto ci sia bisogno di una medicina di prossimità. L'emergenza ce l'ha mostrato più che mai, come questa soluzione ha riavvicinato o avvicinato l'ospedale ai cittadini e più in senso più ampio al territorio. Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio per l'invito. Beh, è importante che ci sia la medicina di prossimità. Per noi, diciamo, il Code20, la pandemia Covid è stato un momento importante e ci ha permesso di sperimentare soluzioni, soprattutto nell'ambito della psichiatria e della neuropsichiatria infantile, che ci hanno permesso di mantenere in carico i pazienti anche nel periodo della pandemia. Sicuramente il nuovo sistema che noi abbiamo implementato, che è quello di Code20, ha molti vantaggi. A noi ci permette, perché è integrato con la nostra piattaforma che riguarda tutta la rendicontazione, quindi questo per noi è un grosso vantaggio. C'è necessità di implementare ancora di più la telemedicina sul territorio, soprattutto nell'ambito delle cure domiciliari, dei consultori, nell'ambito della medicina scolastica anche e soprattutto per quanto riguarda la collaborazione con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Noi in questo periodo ci siamo occupati dei pazienti a domicilio, sia in collaborazione, come dicevo prima, con la centrale operativa indicata prima dal professor Zuccotti riguardo al telemonitoraggio e alla telesorveglianza, sia riguardo per esempio i pazienti, come dicevo prima, psichiatrici e neuropsichiatrici. Questi sono stati pazienti, come dire, importanti per noi, perché durante la pandemia tutti i problemi che erano latenti sono esplosi, soprattutto nei ragazzi giovani che si sono presentati in modo importante. Quindi dare un supporto attraverso questi sistemi per noi è stato, diciamo, un fatto importante. Per quanto riguarda invece i sistemi che sono stati utilizzati, si è andato oltre, cioè nel senso che non abbiamo preso in considerazione soltanto la televisita, ma ci è stato il teleconsulto, la telemedicina, e abbiamo utilizzato anche questa, diciamo, piattaforma, questi strumenti, anche per quanto riguarda i contatti con le diverse istituzioni relativamente agli incontri, per esempio nelle scuole, relativamente agli incontri faccio un esempio dei corsi preparto che abbiamo fatto con le mamme, quindi non abbiamo interrotto neanche questo tipo di interventi. A quali esigenze precisamente ha risposto questa soluzione? Beh, io dicevo prima parlavo della psichiatria e della neuropsichiatria, ma posso farvi anche alcuni esempi e anche alcuni vantaggi che proprio... Sì, grazie. Per esempio nei consultori familiari, noi utilizziamo questa piattaforma per esempio riguardo l'allattamento. Questo per esempio ha permesso non solo uno, la prima cosa che ha permesso è evitare di perdere delle donne, che per esempio Covid positive, che non potevano accedere ai consultori. Questo ha fatto sì che gli operatori si collegassero con le donne e dassero l'assistenza. Un altro vantaggio importante per esempio è la continuità assistenziale. Alcune donne che nel periodo estivo si sono spostate, sono andate in ferie, hanno avuto la possibilità di collegarsi con gli operatori e avere il supporto anche durante il periodo delle ferie. Un altro vantaggio, sempre in questo ambito, per esempio, è stato quello del è possibile erogare la telemedicina anche da parte degli operatori, in alcuni casi anche smart working. Noi abbiamo alcuni operatori, per esempio, che per problemi di salute, per problemi anche familiari, hanno difficoltà magari a venire al lavoro. Quindi in questo caso è possibile, chiaramente con le dovute cautele sia per gli utenti
che per gli operatori, con le sicurezze anche dal punto di vista del sistema, fare sì che alcune prestazioni possano essere erogate dal smart working da parte degli operatori. Questo significa per noi anche recupero di spazi, perché è, come dire, garantire la sicurezza al paziente, come diceva prima la dottoressa Parravicini, rispetto all'accesso alla struttura. Quindi noi abbiamo fatto questa parte, diciamo, abbiamo portato avanti questo, stiamo portando avanti altri progetti. Uno, per esempio, è il medico scolastico, quindi è un progetto in itinere, quindi la possibilità di dare supporto anche all'interno delle scuole attraverso i pediatri che noi abbiamo rispetto alle terapie che i bambini fanno a scuola. Provate a immaginare i bambini diabetici che accedono alla scuola e che hanno bisogno di un supporto, o i bambini, per esempio, che prendono dei farmaci per le crisi epilettiche oppure per altri asma, eccetera. Magari molte volte gli operatori scolastici hanno bisogno di un supporto, si trovano in una situazione di crisi del bambino e non sanno in quel momento magari a chi rivolgersi. Quindi c'è anche questa possibilità, così come la repertazione di esami attraverso la collaborazione tra i pediatri di famiglia o i medici di medicina generale, per esempio nel caso di specie con il Buzzi c'è un progetto che si sta portando avanti per la repertazione degli ECG tra pediatri di famiglia e pediatri che operano all'interno del presidio Buzzi. Queste sono alcune esperienze positive. Vi devo dire, dal punto di vista, facendo sintesi, per esempio nell'ambito della neuropsichiatria e psichiatria, facendo sintesi, noi abbiamo avuto un calo ridotto delle prestazioni durante la pandemia, proprio perché abbiamo utilizzato questi strumenti che ci hanno permesso comunque di garantire l'assistenza ai pazienti. Ottimo, molto interessante, grazie mille. Voi avete lavorato in questo processo, vi ha accompagnato LinkUp, come abbiamo detto, qui con noi c'è Marco Frontini, ciao di LinkUp, benvenuto anche a te Marco. Allora, LinkUp ha lavorato quindi insieme a Fate Bene Fratelli, un progetto che ha migliorato, come ci hanno spiegato i nostri ospiti, l'organizzazione, il rapporto medico-paziente, anche i processi interni. Come avete lavorato voi di LinkUp per raggiungere questi obiettivi? Innanzitutto una premessa su LinkUp: noi abbiamo sempre sviluppato software con, chiamiamolo, il metodo classico, mentre grazie alla pandemia e grazie al supporto anche di tutto quello che è la formazione, grazie all'Amazon Web Services, abbiamo puntato tutto, abbiamo scommesso su questa nuova architettura, un'architettura che si chiama serverless, ovvero è un nuovo paradigma dello sviluppo. Diciamo che è stata un po' una sfida, ma tutto il mio team di sviluppo ha poi confermato e i fatti hanno confermato che è il futuro dello sviluppo di queste piattaforme. Quindi, quali sono appunto i fattori critici di successo che hanno portato, come mi ha chiesto, a sviluppare velocemente, puntualmente e con questo mantenimento questi processi ospedalieri del territorio? Beh, innanzitutto è vero che si parla di SAS, quindi tutti parlano che il SAS è SAS First, quindi Software as a Service, ma in realtà il nuovo paradigma, la nuova architettura serverless, appunto è un gradino superiore al SAS, che è un Function as a Service, quindi parliamo di FAS. Ovvero Amazon Web Services ci fornisce tutti quegli strumenti già a catalogo, tra virgolette, che i miei sviluppatori hanno messo insieme e hanno creato appunto, che hanno adattato appunto per questi processi. Quindi non abbiamo più dietro quello che è, perché il SAS attualmente in realtà è ancora composto da server Linux, server Windows, che vengono messi in cloud e poi viene venduto tramite modalità appunto SAS, ma non è il SAS nativo. Quindi, grazie appunto a questa nuova architettura serverless, ci ha permesso di sviluppare in maniera non solo scalabile, perché abbiamo iniziato da pochi pazienti, come avete sentito, e come potete vedere su code20.it è in forte crescita. Noi, i miei sviluppatori, non c'è più il reparto all'interno della mia azienda che si occupa di sistemistica, cioè tutta la parte di sicurezza, di infrastruttura non esiste più. Quindi ho abbattuto quel costo, ho abbattuto quella complessità che è un'azienda
impatta non poco. Io ho fatto concentrare tutti i miei sviluppatori su cosa? Sui processi. Quindi diciamo che si è spostato di più da un insieme di un team che faceva informatica pura e si è spostato di più su quello che era venire a casa del cliente, quindi fisicamente, virtualmente in ospedale. E come diceva il prof prima, noi nasciamo dal basso perché grazie sia alla pandemia, ma anche grazie al fatto che possiamo adattarci velocemente a questi processi, perché immaginate, vedete già con la riforma della sanità che era qua in Regione Lombardia, come diceva il prof Zagari, avete sentito, no? Che ci sono tantissimi progetti che arrivano, ma in un'azienda informatica tipicamente quando si sente questo arrivare tutte queste richieste di modifiche di processi o di nuove funzionalità, si temono, no? Queste situazioni, invece per noi ci nutrono, perché sappiamo che possiamo adattarci velocemente con costi estremamente ridotti. Quindi cosa abbiamo creato? Non solo una quando abbiamo iniziato con questa architettura, quando abbiamo iniziato a disegnare questa architettura, non ci siamo concentrati poi solo sui processi, ma anche sul futuro. Quindi abbiamo da subito adottato una modalità che si chiama multi-tenant. Quindi questo è un software in realtà centralizzato che potrebbe andare bene per qualsiasi regione. Quindi mette a fattor comune questa esperienza, mette a fattor comune tutti dei requisiti, delle good practices, delle linee guida che vengono da regione, dai ministeri, le mette in un'unica piattaforma. Dopodiché noi possiamo iniziare a creare tutte quelle che sono delle esperienze locali, quindi ogni SST, ogni azienda ospedaliera può personalizzare queste richieste senza andare a sconvolgere tutto quello che è il codice che sta dietro. E a fattor comune quindi abbiamo questo, ma poi anche tutte le integrazioni. Quindi se parliamo di integrazioni per esempio con il flusso 28 San di Regione Lombardia oppure la rendicontazione di altre regioni, possiamo creare quindi un'esperienza personalizzata, no? Però immaginate che dobbiamo andare a integrare dei device medicali che sono su tutto il territorio italiano di grosse aziende. Noi facciamo un punto solo di integrazione che si trova poi distribuito su tutte, no? Quindi immaginatevi delle elettrofisiologi che usano una marca o piuttosto che un altro brand e già si trovano mappato questo device, no? Quindi, mi hai anticipato, io ti volevo chiedere qual era il valore aggiunto di avere un software centralizzato. Sì, però centralizzato davvero, nativo, quindi per questo ci tengo tantissimo, no? A cercare di farlo capire. Sì, è un unico punto orizzontale dove puoi montare esperienze, personalizzazioni o punti verticali. Un'altra cosa è che noi sì siamo una piattaforma di telemedicina, più come se fosse anche quando parliamo di telemonitoraggio, quindi agganciando dei device, prima di tutto noi agganciamo sia device consumer, quindi ci muoviamo verso quello che è il digital twin del paziente, no? Perché se abbiamo un device che monitora le sue attività, il suo lifestyle, eccetera, lo può mappare proprio in sua maniera indipendente, no? Quindi senza che intervenga l'ospedale, oppure mappiamo dei device, chiamiamoli più enterprise, no? Quindi non andiamo a togliere dei verticali di telemedicina, no? Ci sono dei brand che hanno sviluppato loro la loro piattaforma, noi possiamo montarla, farla calzare perfettamente sul nostro orizzontale. Qual è il vantaggio per entrambi? Per noi il vantaggio è che noi ereditiamo tutta la parte delle loro certificazioni, tutta la loro user experience. Immaginate un software di telemedicina cardio, è possibile che noi o qualsiasi altra piattaforma possa fare così bene il lavoro specifico di una piattaforma di cardiologia o di diabete, eccetera. E d'altro canto noi cosa offriamo? Noi offriamo il fatto che abilitiamo dei processi a queste piattaforme, perché una grande azienda americana che vende i suoi device dovrebbe mappare tutti i processi di ogni azienda ospedaliera sul territorio italiano. È impossibile, non riuscirà mai a farlo, sia per motivi di costi che di tempi, ma anche poi di tutta la parte di compliance loro interna. Quindi noi gliela abilitiamo con un click. Quindi questo diciamo è il vantaggio. Grazie mille. Abilitatori di processo. Poi, come vedete, da una slide è condivisa. Questa slide, sì, sì, si vede. Quello che a quale noi puntiamo molto, quindi non è solo abbattere i costi, ottimizzare i processi, eccetera, ma anche dare indicatori di misurabilità. No? Quindi sempre con degli strumenti AWS che noi non sviluppiamo, sono già pronti. Quindi
Immaginate un'azienda ospedaliera che ha il suo accesso a questa piattaforma di BI o Clinical Intelligence, già può crearsi tutto quello che è la misurabilità, che può essere misurabilità sia di efficienza ma anche di efficacia, cioè la telemedicina è più efficace, magari in alcuni ambiti sì, in altri ambiti no, quindi possono misurarla direttamente. Come vedete, i numeri che stiamo facendo sono in forte crescita, quindi dipende da quanto veloce andiamo a fare formazione alle varie unità operative delle varie aziende ospedaliere. I numeri non sono bassissimi, quelle visite effettuate sono tutte rendicontate in 28 SAN. Se andate sul sito col20.it e vedete anche in tempo reale, questo sono qualche giorno fa. Tutto in automatico, nulla di quello che vedrete sul sito è scritto a mano, c'è tutto agganciato delle API che in tempo reale calcolano i minuti, gli ambulatori registrati e gli specialisti registrati. Ottimo, grazie mille, grazie mille. Allora, io ringrazio tutti i nostri ospiti. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per terminare, ma non vorrei rinunciare a tracciare un po' le conclusioni insieme a Paola Persico di AWS, Amazon Web Services. Paola, ci hanno raccontato due esperienze molto importanti che hanno tratto beneficio da soluzioni pronte all'uso e facilmente adottabili. Le potenzialità però sono infinite. Se noi volessimo condividerle con chi ci ha seguito, quali sarebbero le più rilevanti? Sì, è vero, Eleonora. Gli ambiti di applicazione del cloud di AWS nel mondo sanitario sono veramente tantissime e purtroppo non c'è il tempo oggi di raccontarle, ma posso portare ad esempio il medical imaging, per esempio, perché con l'avanzare della qualità delle immagini le organizzazioni sanitarie devono accedere sempre di più a una capacità dinamica, scalabile e sicura, ma che sia anche al contempo conveniente per l'archiviazione di notevolissime quantità di dati. AWS insieme ai suoi partner può offrire soluzioni in grado di soddisfare queste esigenze non soltanto per ridurre i costi totali, ma soprattutto per la capacità di ricavare da queste immagini delle informazioni importanti. Infatti queste soluzioni possono aiutare in primis i radiologi e il sistema sanitario a gestire i dati, perché è possibile applicare intelligenza artificiale per estrarre informazioni più rapidamente e quindi ottimizzare la cura del paziente. Oppure come soluzioni che aiutano a migliorare l'esperienza dei pazienti e ovviamente dei clinici, così come abbiamo visto dai precedenti interventi, che abilitano l'assistenza sanitaria virtuale, ma che possono spaziare dai call center intelligenti, dagli healthcare chatbot, al monitoraggio remoto, con la possibilità di ingaggiare il paziente attraverso soluzioni digitali multicanale. AWS fornisce ovviamente anche funzionalità di elaborazione, storage, database convenienti, ovviamente scalabili e sicuri per accelerare il tempo di rilascio anche nell'ambito della ricerca medica e non solo ovviamente, oppure soluzioni che semplificano l'implementazione di ambienti virtualizzati, l'implementazione di piani di ripristino di emergenza, così come il miglioramento delle prestazioni operative a livello di sistema. Purtroppo oggi non c'è il tempo, ma sul nostro sito sono disponibili tutte le informazioni, abbiamo raccolto casi d'uso, soluzioni suddivise appunto per casi d'uso, ci sono risorse, video, documenti, white paper, insomma c'è veramente tante cose da vedere. A giro di breve dovremmo anche aggiornare i nostri care book, che sono un po' una raccolta di esperienze, e per ogni curiosità e necessità vi potete trovare a questi riferimenti. Grazie e grazie a tutti i nostri ospiti. Grazie, anch'io ringrazio tutti a nome di FPA e invito a chi ci ha seguito a rimanere con noi per gli appuntamenti che seguono di Forum PA Sanità. Grazie a tutti.